Buon salve gente, benvenuti o bentornati nel lato oscuro. Io sono Giulia, ma potete chiamarmi G o Sua Malvagità. Siamo onesti, miei villain, è un po' di tempo che non mi faccio viva per recensioni cinematografiche su questo canale. Lo so, un po' è colpa mia, un po' è colpa di questa cosa chiamata pandemia, dei cinema chiusi, del fatto che le poche cose che escono col contagocce, e a me veniva un po' di nostalgia dei bei vecchi tempi, no? Quelli in cui non mettevamo una mascherina, ci sembrava che tutto andasse malissimo, ma dettagli in realtà, quanto eravamo ingenui. E se questa effettivamente non è la primissima recensione di film dopo un lungo periodo di stacco, perché in questi giorni ho fatto uscire anche la recensione no spoiler di Cruella, che vi lascio qui in giro, è effettivamente la prima recensione a tarda notte, anche se non tutti a caldo, di ben 3 film horror. È la prima recensione di horror dopo una vita. E quindi, potevo secondo voi tornare con un horror solo? No, ovviamente no, c'era una tripletta di possibilità al cinema e io ovviamente me le sono sparate tutte. Il fatto è che non sono riuscita a fare i video singoli, stavo dicendo i film, addirittura adesso faccio i film, io vabbè, dettagli mentali, sì, sono regista da tanto. Dicevo, non posso fare dei singoli video perché ho avuto, diciamo, un periodo un po' complesso. Se mi seguite su Instagram e su altri social, in descrizione come al solito ci sono i link, sapete che non ho avuto tantissimo tempo, quindi ho pensato, condensiamo le cose e vi parlo di 3 film horror che sono usciti attualmente al cinema e sono recensioni no spoiler, recensioni, commenti, un po' fate vobis. Quindi niente, ciancio alle bande e ci vediamo dopo la sigla per parlarvi di cosa è uscito di spaventoso al cinema. Sigla! Ma partiamo alla stragrande, perché vi parlerò per primo dell'horror che attendevo di più. Sto parlando di The Conjuring 3, un film che attendevo in quanto sono fan della saga e è il terzo capitolo principale, ma tenete presente che ci sono un sacco di spin-off. Non me li ricordo neanche tutti, dovrebbe essere tipo il settimo film, una cosa del genere, ma diciamo che necessari per capire questo film alla fine. I primi due, di cui il primo è il mio preferito in assoluto. Il caso Enfield mi è piaciuto, ma non lo so, il primo a me ha convinta di più, anche perché probabilmente trattando di una casa infestata, questo mi ha molto ricordata quelli che sono i topos che apprezzo dell'horror. E comunque i primi due capitoli sono capitoli della saga che sono legati agli spazi chiusi, sono comunque legati a luoghi ben precisi e quindi hanno un'identità molto spaziale definita. Quindi mi aspettavo in questo terzo film dei cambiamenti. E parlando appunto di cose che cambiano, quando hanno annunciato il nome del regista, mi è venuta quella leggera ansietta, quel mal di pancia, perché Michael Caves è il regista della Llorona, credo si pronunci così, ma sapete che io le pronunce le faccio tutte sbagliate così, per partito preso. Fondamentalmente ha diretto uno dei film della saga che io meno ho apprezzato in assoluto. In giro vi lascerò la recensione che ho tipo pubblicato un sacco di anni fa, non so quanto nel tempo, ma era una persona completamente diversa, quindi auguri nel vedere una telecamera strana, un audio strano, ma insomma comunque credo che si capisca un po' il mio parere. E nel tempo credo di essermi disaffezionata ulteriormente a questo film, però il trailer era interessante, quindi mi sono detta dai che forse ci salviamo, e infatti il mio parere sul film è molto molto positivo. Questo anche perché il film si è concentrato in particolar modo su due tematiche o comunque due aspetti che personalmente mi interessano, ovvero la relazione dei coniugi Warren, che secondo me all'interno di questo film viene, non dico approfondita perché già sappiamo tanto di loro, tuttavia viene messa su un piedistallo, e soprattutto non il male in quanto tale, che secondo me è più protagonista degli altri film, ma la strenua lotta contro il male, quindi le decisioni, quindi la battaglia, il fatto che è un qualcosa di molto complesso avere le armi per combattere un male così grande, ma comunque la volontà di farcela, e quindi anche, diciamo, l'aspetto paranormale, però in una declinazione, se volete, diversa dai film precedenti. Mi è piaciuto molto, anche perché diciamo che i Warren già li ho trovati molto in character nei film precedenti. Sarà che effettivamente è stato intelligente secondo me legarsi a loro, anche perché la vicenda è del 1981, quindi qualche anno dopo il caso Enfield, e vediamo questa coppia di persone che abbiamo già visto e che abbiamo visto anche crescere, diventare più anziani e quindi più consapevoli di certe cose, anche di certi pericoli,
e questo film ha evidenziato un po' quelle che sono le dinamiche di coppia e secondo me ha reso anche Lorraine particolarmente importante. Come vi dicevo, la vicenda dell'81. Vediamo gli Warren alle prese con una possessione demoniaca che in primo luogo avviene attraverso, diciamo, il corpo di un bambino. Poi, in questa prima scena, secondo me molto potente, vediamo che c'è un cambiamento, infatti il demone si sposta da questo bambino al corpo del fidanzato della sorella, che all'interno della possessione dice al demone qualcosa come prendi me e lascia stare lui che è solo un bambino. Questo però causerà tutta una serie di questioni che solo Ed potrà anticipare. Peccato che Ed starà male e anche qui entra un po' in gioco l'età, comunque, perché loro combattono da una vita tutte queste entità demoniache e maligne e diciamo che li vediamo anche nei loro lati più deboli. In questo caso Ed sentirà il tutto, però non riuscirà a dirlo in tempo perché avrà un attacco al cuore, se non sbaglio, e quindi tutto andrà avanti mentre lui è in una specie di coma, in una sedazione profonda, appunto perché dovrà essere sottoposto a un'operazione, e quando si sveglia purtroppo l'inevitabile è già accaduto, ovvero questo ragazzo Arne Johnson, credo si dica così, ma sapete che le mie pronunce sono un po' random, avrà preso una vita, e qui inizia un po' tutto quello che è il discorso che troviamo anche nel sottotitolo, ovvero per ordine del diavolo. Infatti la difesa di questo ragazzo in tribunale vorrà essere una difesa legata proprio alla possessione, quindi per ordine del diavolo è il sottotitolo, e è così, cioè lui si difenderà in tribunale attraverso un avvocato che dichiarerà che ha agito posseduto da un demone. Tuttavia l'unica cosa che potrà levargli il cappio dal collo e salvarlo dal momento che viene richiesta per lui la pena di morte è l'indagine dei Warren, perché devono in qualche modo dimostrare che questa cosa sia possibile e convincere la giuria. Nei capitoli precedenti il paranormale non si nascondeva certo, anzi abbiamo visto più volte entità demoniache possedere o comunque andare in giro e quindi mostrarsi in tutta la loro orripilanza, però di fatto all'interno di questo film, secondo me, la parte paranormale che colpisce di più è quella legata alle visioni, perché Lorraine diventa, come vi dicevo prima, molto fondamentale, in quanto attraverso la sua connessione c'è questo dualismo tra il polo positivo che è rappresentato da lei in quanto agente di Dio e il polo negativo di un'altra persona che sarà invece l'agente del diavolo. Ed è proprio attraverso questo espediente, e anche a causa del fatto che Ed in questo film non si sente informissima, che vediamo in un ruolo molto più preminente Lorraine, che secondo me è cresciuta molto, non solo perché è invecchiata banalmente, ma anche perché ha preso una consapevolezza sempre maggiore. Non voglio dire che ci sia più coraggio, ma sicuramente risulta molto più attiva e molto più consapevole. Lungi da me dire che sia un film perfetto, perché non lo è. Tuttavia trovo che riesca a esaudire le richieste di quegli spettatori, me compresa, che è un po' di tempo che si lamentano del fatto che ci sono o film horror altissimi, quindi che hanno necessità di una super concentrazione, una super pazienza, oppure horror beceri mainstream, che tipo Polaroid Spostati, vi lascio qui in giro, che dovrei aver recensito anche quello, una roba che mi ha lasciata veramente fuori di testa. Quindi mancava quella mezza via, comunque bello, interessante, intrattenente, ma che avesse una storia che io non chiedo tanto, ma che abbia un minimo di senso, un minimo di creatività, che faccia venire voglia allo spettatore di seguirla, non di spegnere il cervello e non di farsi due lauree. Quindi a me è piaciuto molto, ve lo consiglio, credo che potreste seguirlo anche senza aver visto effettivamente il primo e il secondo, però io nel dubbio, così, una bella maratona di The Conjuring 1 e 2 ve la consiglio. Ma arriviamo finalmente al Sacro Male, un film che vi vuol far vedere la Madonna, ma che di base più che farvela vedere ve la fa invocare. Le premesse tuttavia non sono intollerabili, nel senso che il film si basa sul romanzo di James Herbert Shrine e ha come produttori Raimi, che voglio dire, no, buttiamolo via. Tra l'altro vediamo in più e più scene il personaggio principale essere un qualcuno di cui vi parlerò dopo, che comunque se avete visto la saga di The Walking Dead riconoscerete sicuramente. Peccato che rimane comunque un film abbastanza bruttarello. La trama è abbastanza semplice. Il protagonista principale è un giornalista che possiamo definire meteora, nel senso che era una persona di un certo tipo, che era arrivato a dei traguardi importanti nella sua carriera e poi dopo uno scivolone ha perso tutto. E quindi si trova nella cittadina di Benfield in cerca di uno scoop, perché gli è stato detto che c'è questa mucca che ha dei segni particolari, che lui riconosce essere un simbolo dei Metallica, se non sbaglio. Quindi dice:
diciamo che il tutto sta sfumando. Tuttavia, vicino alla mucca c'è un albero particolare che noi vediamo a inizio film, in una scena che ci racconta un po' un antefatto che di base è lo spoiler di tutto il film, ma dettagli. Comunque vi stavo dicendo che all'interno di questo albero, alla base, c'è una bambola molto antica, datata 31 febbraio 1945, che ha delle corde intorno e quindi così com'è, magari non è così accattivante, e quindi il protagonista decide di spaccarla per fare questa foto, no? Si è spaccata la bambola e quindi inizieranno a succedere delle cose strane. Peccato che è effettivamente così. Poco dopo c'è la comparsa della seconda protagonista, se volete, o comunque figura principale, questa ragazza che non ha mai potuto parlare, ma davanti a quest'albero riesce ad avere una conversazione molto breve con una signora che poi viene interpretata come la Madonna. Tutti noi siamo lì con la pelle d'oca a dirci ma assolutamente non è lei, ma comunque la gente capisce questo perché? Perché inizia a fare dei miracoli. Inizia a guarire persone, per esempio, che non hanno mai camminato. E quindi inizia il discorso sacro dei miracoli, che si legano anche a quelli di Lourdes, ma anche a lucrare, perché diciamocelo, questo genere di eventi porta nel luogo molte persone perché lo vedono un po' come un santuario. Vogliamo parlare insieme di tutti i problemi del film? Perché ne ho una lista. 1. Atmosfera horror inesistente. Per quanto indugi più e più volte in cose macabre, non riesce a costruire quella tensione che è tipica di un film horror. E quindi fondamentalmente tutto scorre e di base non ce ne frega niente. 2. Questo film è telefonato esattamente come una serie TV teen degli anni 90. È praticamente un miscuglio di cose a caso che sono legate all'horror in qualche modo, messe insieme e tenute sommariamente su con spago e sputo. 3. Bello Negan, sì, scusate, non Negan, volevo dire Jeffrey Dean Morgan. È solo che è così facile confonderli perché ancora una volta lui è un personaggio che deve riscattarsi da qualcosa, che è legato a una morale dubbia e a qualche legame con un infante che gli creerà un sacco di problemi. E mettiamoci anche il fatto che non è che sia un personaggio tanto indagato, su cui ci si sofferma tantissimo nei cambiamenti. 4. Ho letto online che all'interno di questo film ci dovrebbe essere una sorta di critica. Forse una critica alle persone che credono strenuamente, ingenuamente, senza informarsi. Forse una critica alla Chiesa, al fatto che lucra su queste cose, al fatto che cerca di nascondere. Lo sapete voi? Perché io l'ho visto il film e non ho capito niente di questo genere, quindi anche il messaggio non chiarissimo. 5. Il paranormale mal gestito. Nel senso che nella prima parte del film si lascia tutto al non visto, no? E questa cosa di base tende a rendere tutte le dinamiche, tutte le vicende molto più inquietanti. Il fatto è che a un certo punto sto mostro compare ed era meglio che stava dove stesse prima. Perché è terrificante, ma non per i modi in cui lo pensavano, nel senso che è un mostro che la storia ce l'ha dietro, ma è una storia super stereotipata, cioè sembra presa da un manuale di PNG di un mondo horror, quindi una roba proprio base, che è telefonata da minuto uno e fondamentalmente a livello visivo non è che prenda così tanto lo spettatore, cioè serve la musica a palla per riuscire quantomeno a darci un pelo di inquietudine. Quindi non lo so, anche i modi in cui viene fatto comparire. Io rimango generica per non fare spoiler. Cioè sono modi un po' buttati lì, cioè non c'è dietro questo gran ragionamento, ecco. E 6, che in realtà vi ho già anticipato, non è che se mi metti 250.000 jumpscare io in qualche modo mi spavento di più, anzi, io vi ho sempre detto che i jumpscare devono essere pochi e fatti molto bene per avere effetto, perché una cosa spaventosa ripetuta più e più volte fa sì che lo spettatore si abitui e noi l'unico spaghetto che continuiamo a vedere mese dopo mese arrivare e continua a spaventarci è solo l'estratto conto della carta. Quindi se non è questo genere di dinamica è meglio che i jumpscare siano calcolati. In questo caso ne sono potentemente abusati e con una musica fortissima e un aspetto visivo un po' meh. Concludo dicendo che vi salvo la prima parte perché chiudendo un occhio e stiracchiando quell'altro in fondo le premesse non erano male. Tuttavia andando avanti diciamo dopo il primo terzo del film non so, alla meglio è noioso, alla peggio è tipo già visto e privo di sentimento. Ultimo film di cui parleremo, ma non per importanza, anche perché come fai a essere meno importante o meno rilevante del sacro male, Freaky. O meglio, doveva chiamarsi Freaky Friday the 13th, e già dal titolo capite molte cose. È una horror comedy, uno slasher adolescenziale, dove la protagonista Millie si trova all'interno di una vita un po' incasinata. Il padre è venuto a mancare recentemente, la madre diciamo
diciamo, non è sempre in grado di riuscire a svolgere adeguatamente il suo compito. La sorella è addirittura un agente di polizia, quindi diciamo che non se la passa benissimo. Ci mancava proprio il serial killer a piede libero, che viene chiamato il macellaio. Vi faccio un piccolo spoiler: non è per la sua passione per le grigliate. Tutti questi elementi si combineranno in una vicenda tragicomica. Infatti Millie, vestita da mascotte dopo una partita, stava aspettando la madre, che però si è scordata di andarla a prendere, e quindi era lì da sola nel campo con sto serial killer in giro. Lui la vede, aveva precedentemente trafugato nelle primissime scene del film questo pugnale magico, e niente, si rincorrono per un po', si placcano e attraverso il pugnale magico si scambiano di corpo. Ora vi prego di immaginarvi il meraviglioso cambiamento a cui sono sottoposti questi due personaggi. Praticamente, quest'uomo adulto con gravi problemi psichiatrici, mi viene da dire, si scambia di posto con una ragazzina e può andare a scuola e fingersi una ragazzina, e la ragazzina ha la sua anima all'interno del corpo di un serial killer. E per rendere tutto così un po' più piccante, ci sono 24 ore di tempo per evitare che questa cosa sia irreversibile. Come premesse, e in realtà anche il trailer ci faceva capire un po' questa storia, ci siamo. Ci sono un sacco di riferimenti, secondo me, in questo testo, da Un pazzo venerdì, dove al posto dello scambio tra madre e figlia c'è lo scambio tra ragazzina e serial killer, ma anche il serial killer stesso, che è chiaramente un rimando a Venerdì 13. Quindi bellina come cosa, intrattenente, simpatica, ha fatto sorridere. Ma scusatemi, devo dare un tasto dolente, a me non ha fatto più di tanto ridere, o meglio sì, in alcuni punti sì, l'ho sentito un po' trattenuto e quindi mi è piaciuto, mi ha intrattenuto ed era quello che volevo, però era una cosa di molto già visto. In realtà, secondo me, anche questo aspetto era abbastanza voluto. Mi viene spontaneo questo ragionamento vedendo chi ha diretto il film, ovvero Christopher Landon, che è lo stesso che, se non sbaglio, aveva lavorato alla saga di Paranormal Activity, o almeno io me lo ricordo in quell'ambiente, e aveva anche diretto Auguri per la tua morte. In Auguri per la tua morte c'è il concetto del loop, una giornata che tu continui a rivivere, ed è un espediente classico, sia all'interno dei film, ma in generale nel creare storie. Diciamo che è un elemento che abbiamo trovato più volte. All'interno di Freaky ci troviamo invece nello scambio di corpi, che è un altro elemento classico che abbiamo visto più e più volte. Quindi diciamo che a un certo punto io penso che il suo interesse sia più manieristico verso questo genere di elementi piuttosto che poi effettivamente voler creare qualcosa di nuovo, perché per quanto, vi ripeto, sia stato intrattenente e come esercizio di stile ci può stare tantissimo, io non l'ho trovato un film senza il quale avrei perso chissà che cosa. È stato bello, mi ha fatto sorridere, questo sì, aveva un buon ritmo e mi ha convinta, ma non del tutto, perché comunque non mi aggiunge niente di nuovo. Quindi è una horror comedy molto particolare che fa rivedere il suo stile ancora una volta, ma non si discosta troppo da Auguri per la tua morte, che in realtà mi è piaciuto anche di più perché secondo me lì è riuscito a innovare di più, mentre qui aveva meno da dire. Tuttavia il mio giudizio potrebbe essere fortemente inficiato dalle mie aspettative, nel senso che è chiaro che dal trailer si vedesse quale storia avremmo visto sul grande schermo. Tuttavia io mi aspettavo una creatività maggiore, una brillantezza che secondo me Landon può darci. Sembra che non abbia smentito ufficialmente il fatto che questo film e Auguri per la tua morte non siano in uno stesso universo cinematografico. Può arrivare in futuro un crossover? Perché in quel caso sarei molto interessata, perché vorrei vedere dove si va a parare. E quindi niente, gente, come avete potuto sentire, sono stata dal punto di vista dei film in un'ottima compagnia, almeno per il primo e per il terzo, perché vabbè, Sacro Male potevamo evitarcelo, però diciamocelo, io sono in astinenza di film, quindi mi vado a vedere tranquillamente anche La maschera che sistema la sala o Le persone che fanno le pulizie, ormai basta andare al cinema. Ma adesso sono curiosa di sentire la vostra nei commenti, quindi fatemi sapere se avete visto questi film o se vi interessano o se vi ho convinto o non convinto ad andare in sala a vedere qualcuno di questi. Mi raccomando, lasciate like al video se vi è piaciuto e condividetelo in modo che l'horror si espanda ovunque. E se avete bisogno di più horror nella vostra vita, sia film che libri, mi raccomando, cliccate il tasto iscriviti. Questo canale è a vostra disposizione
disposizione, e mi raccomando anche la campanellina, che qua è più facile vedere uno scambio di corpi che le notifiche di YouTube, ma noi ci proviamo lo stesso. E se necessitate di contenuti extra sulla mia persona, non dovete far altro che andare in descrizione, dove trovate tutti i miei social, Giulia Bifrost nel dubbio, in particolar modo su Instagram, perché oltre ai contenuti extra tipo stories di Bassotti, letture, film eccetera, trovate la schedule e quindi le live sulla piattaforma Viola, il programma di live. Ci sono più volte a settimana e parliamo un po' di tutto, libri, film e cose macabre. E quindi niente belli, il video è finito, andate in pace, ci vediamo alla prossima. Bye gente!